E oggi vi porto a vedere il Palazzo della Ragione, un cuore pulsante della città, un edificio unico nel suo genere. Perché? Perché rappresenta il più grande e il più antico centro commerciale del mondo. Venite con me. Assessore, siamo all'interno quindi del Palazzo della Ragione, in un contesto molto particolare e straordinario per l'epoca in cui stiamo ragionando. Sì, le cronache lo raccontano. 1218 inceptum fuit, si iniziò a costruirlo. L'anno dopo, lo raccontano le cronache, 1219 completum fuit. Cos'era? Era una gigantesca struttura, una sorta di cattedrale gotica. Il libero comune si autorappresentava politicamente e qui costruiva uno spazio per le attività amministrative, per esercitare la giustizia. Era un luogo polifunzionale. Lo spazio che noi oggi vediamo è molto diverso dalla prima costruzione, perché tra il 1306 e il 1309 il libero comune, in una fase storica molto importante, è il cinquantennio d'oro, quando il comune di Padova raggiunge la massima potenza, decidono di ristrutturarlo. I mercanti vogliono realizzare il più bel mercato di pani del mondo. Chiamano un frate ingegnero, Fra Giovanni degli Eremitani. Realizzerà questo capolavoro assoluto realizzando il tetto a carena di nave rovesciata con 116 costoloni e costruendo per contrafforte le logge esterne. Diventa uno spazio incredibile, ma qui c'è un altro grande mistero. 1305 Giotto termina di dipingere la Cappella degli Scrovegni. Enrico Scrovegni ha lanciato una sfida al comune, come dire, io voglio diventare signore della città. Qui il comune risponde, chiama Giotto a realizzare un capolavoro ahimè perduto a causa dell'incendio del 1420, ma ci sono forse alcune tracce che ci aiutano a svelare il mistero dove Giotto realizzò il suo capolavoro e cosa rappresentò in questo spazio. Quindi ci avviciniamo ad un'immagine, ad un affresco che svela molti arcani e che forse ci può restituire quella che fu la beltà e il colore di Giotto. Assessore. Ma guarda, c'è una cosa che va assolutamente detta in via preliminare. Noi siamo dentro uno degli 8 siti della Urbs Picta. Siamo dentro uno spazio, il Palazzo della Ragione, che è patrimonio UNESCO dell'umanità. Ma riprendiamo la narrazione da questo affresco, grosso modo 1396-1397, l'autore è Jacopo da Verona, un allievo di Altichiero. Beh, guardatelo bene, è come se fosse una Kodak Instamatic, una fotografia del XIV secolo. Ci svela molti misteri. Innanzitutto dove siamo? Guardate quelle bifore sullo sfondo. Siamo chiaramente dentro questo palazzo. Eccole lì le bifore. Ma ci dice qualcosa di più. Dentro questo palazzo c'erano degli spazi, lo vedete, questo si chiama disco. Dei palchetti, assessore. Bravissima. Facciamo così. Degli spazi dove veniva esercitata la giustizia. Qui vediamo il giudice principale con la pelliccia di vaio, il giudice a latere, il cancelliere, lo vedete, c'è il calamaio, la penna, il causidico, l'esperto, l'avvocato difensore che sta chiedendo la parola e qui
piccolo, 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 l'imputato, che è piccolo perché di fronte alla giustizia siamo tutti piccoli, quindi rispetta le gerarchie geometriche medievali. Tradizione colta vuole che il protagonista, cioè il povero processato, sia Pietro Damano, colui che aveva collaborato con Giotto a realizzare il famoso palinsesto narrativo, ma su questo torneremo dopo. Ora vorrei soffermarmi su un altro particolare. Abbiamo detto che siamo dentro il Palazzo della Ragione. Abbiamo detto che il Comune di Padova chiamò qui Giotto a dipingere. Ma dove Giotto dipinse? Questo è il grande mistero. Questo affresco ci aiuta a svelare il mistero. Guardate a destra e a sinistra. Le vedete? Una e due, le due colonne in legno. Quelle due colonne in legno sostenevano un controsoffitto ligneo. E quello che è incredibile è che qui Jacopo da Verona ce lo racconta. Guardate in alto, lo vedete il controsoffitto a cassettoni? Quello è il controsoffitto a cassettoni. Vuol dire che il Palazzo della Ragione aveva due piani, i tribunali sotto, le cancellerie sopra. L'incendio del 1420 distrugge il capolavoro giottesco. Ma cosa aveva dipinto Giotto? Ce lo racconta un personaggio curioso del XIV secolo. È un giudice notaio popolare, lavora qui, proprio dentro. Voi sapete che qui dentro c'erano 17 tribunali. Ogni tribunale è identificato da un animale diverso, reale o immaginario, perché il popolo non sapeva leggere. Il solo modo per poter essere processati era sapere che dovevi andare dal tribunale dell'aquila, del lupo, dell'ippogrifo, del drago. Bene, ma vediamo una cosa. Giovanni da Nono ci racconta in un suo libro, La Visio Egidi, dice cosa vede dentro il palazzo e ci dice una cosa bellissima. Ci dice che vede 12 celestia signa et 7 planete, 12 costellazioni zodiacali e 7 pianeti. Azoto, dice, mirifice elaborata, da Giotto in modo meraviglioso realizzati. E ci dice un'altra cosa, in hac copertura, nel controsoffitto, nel tetto, in quello stesso controsoffitto ligneo che Jacopo ha realizzato all'interno di questo affresco. Quindi Giovanni da Nono ci dice che Giotto qui realizzò un capolavoro su tavola che rappresentava le costellazioni, i 7 pianeti noti e alia sidera aurea con speculis e migliaia di stelle dorate con specchi. Voi provate a immaginare qui dentro l'effetto scenico, entravi, avevi 7.080 stelle, lo dice un'altra fonte, con degli specchi. Era un luogo magico. E qui nasce la collaborazione, o meglio, continua la collaborazione tra due giganti del XIV secolo, Giotto e Pietro d'Abano. Pietro d'Abano, chiaramente astronomo, astrologo, medico, collaborò con Giotto a realizzare il palinsesto, un grandissimo ciclo astrologico di cui c'è ancora ovviamente traccia nell'attuale ciclo astrologico realizzato da Miretto e Stefano da Ferrara dopo l'incendio. Ma cosa voleva dire il buon Pietro d'Abano? Voleva dirci che, pur rispettando Dio la causa prima, i comportamenti individuali e collettivi dipendevano dal movimento degli astri. Addirittura lui teorizzava, pensatevi, siamo in un tribunale, l'astrologia giudiziaria. Quando un giudice giudicava, teneva conto della tua luna natale come fattore aggravante o come attenuante generica. Era un altro mondo. Ecco, la Chiesa Cattolica non gradì molto perché negava che cosa? Il principio del libero arbitrio. Lo avevano già processato a Parigi perché Pietro d'Abano insegnava alla Sorbona, venne processato per la terza volta a Padova e morì, anche forse a causa della durezza delle torture della prigionia, nel 1316. Chiude un ciclo, ci restano le tracce di questo incredibile capolavoro giottesco, ahimè perduto. Insomma, ce l'ho fatta, sto visitando uno degli 8 siti che ha reso la città di Padova, Urbs Picta, e devo dire che è davvero entusiasmante poter vedere tutti questi affreschi, questa parete di oltre 200 metri di colore e di fantasia che ci riporta ad una città davvero medievale. Thank you.
tutto quello che vediamo qui attorno nel 1420 prende fuoco e da quel momento qualcosa cambia per sempre nell'arte del salone. Professoressa, quindi questo incendio che ha devastato il soffitto del salone dove ci troviamo adesso nascondeva che cosa e che cosa avete visto? Grazie alle nuove tecnologie, all'uso della termografia e del multispettrale, siamo riusciti a ritrovare le tracce di quelli che dovevano essere probabilmente gli inserti degli elementi lignei di un controsoffitto nelle pareti. In realtà questo è uno scrigno, nel senso che sicuramente il Palazzo della Ragione custodiva diversi livelli, diverse parti. Oggi riusciamo a immaginarne solo alcune, e solo grazie a queste possiamo immaginare il fatto che effettivamente dovesse esserci un controsoffitto. E quindi questo controsoffitto come ce lo immaginiamo? Ci immaginiamo che il Palazzo della Ragione dovesse essere diviso in diversi ambienti, dovesse avere una sua complessità. I documenti storici ci raccontano di tribunali, ci raccontano di una cappella all'interno del Palazzo della Ragione e sicuramente questo controsoffitto non era continuo. Sappiamo che Giotto ha lavorato all'interno del Palazzo della Ragione e che probabilmente gran parte di questo controsoffitto era arricchito da suoi interventi. E quindi dobbiamo immaginarci questa volta che vediamo qui in alto non più in legno, ma celeste e carica d'oro. Allora, questo incendio ha portato via questa opera di Giotto e della sua scuola, però un po' alla volta, andando a indagare con la strumentazione moderna, che cosa abbiamo scoperto, professoressa? Probabilmente non dobbiamo parlare solo di un controsoffitto ligneo, ma quasi sicuramente Giotto e la sua bottega intervengono anche sulle pareti. Dobbiamo immaginare un ambiente arricchito anche di pareti affrescate, di un insieme dove non solo la volta celeste così raccontata doveva rendere magnificente questo luogo e ricco di significato. Quindi arrivano i veneziani e Massimo dello Sfregio cominciano a nascondere, un po' come facevano i cosiddetti mutandari nel Cinquecento, e tamponano e nascondono, ma non riescono a nascondere così bene perché la tecnologia moderna oggi è venuta in aiuto. Professoressa. Grazie alle nuove tecnologie siamo stati in grado di riportare appunto alla luce alcune tracce del 300 anche al di sotto delle attuali superfici pittoriche. Un esempio è il leone di San Marco che nasconde al di sotto della sua criniera un'aureola trecentesca in rilievo che appunto cancella ciò che era la decorazione del 300. E così siamo all'interno del Palazzo della Ragione, uno degli 8 siti della Urbs Picta. Ma se oggi veniamo a visitare, cosa possiamo ammirare? Beh, diciamo siamo in un luogo unico nel suo genere. È il più grande ciclo affrescato astrologico del mondo. Per molti secoli questa sala fu la più grande sala pensile del mondo, quindi è un luogo eccezionale. Ovviamente è carico di storia perché qui dentro si sono scanditi i momenti più emblematici, uno per tutti. Nel 1318, nel luglio, il Consiglio Maggiore di Padova delibera di conferire a Giacomo I il Grande il titolo di capitano e signore generale della città. Finiva l'epoca comunale, iniziava un altro periodo incredibile per il 300 padovano, la grande epopea carrarese, che sarebbe quella a cui vanno ricondotti chiaramente tutti i capolavori che costituiscono gli 8 siti, gli altri 7 siti, che costituiscono appunto la Urbs Picta, il ciclo affrescato del XIV secolo che giustamente l'UNESCO ha riconosciuto patrimonio UNESCO dell'umanità. Una piccola considerazione, uno dei più grandi medievalisti, Jacques Le Goff, dice: guardo Padova e mi faccio una domanda, è mai esistito il Medioevo? Detto da lui, il più grande medievalista, e dice: beh, nella Padova del 300 accadevano cose che siamo soliti chiamare Rinascimento, e pensava ad una macchina, l'astrario del Dondi, una macchina del tempo, così come questo spazio è una grande macchina del tempo.
Ma non solo lui si chiedeva come Padova fosse appunto nel Medioevo, era già rinascimentale, ma perfino il poeta Petrarca scrisse: perché non sono arrivato a Padova prima e non ho goduto di tale bellezza. Petrarca viene chiamato da un carrarese importante, Giacomo II, padre di Francesco il Vecchio. Siamo nel 1349, lo vuole qui come canonico della cattedrale, dopo che Petrarca ha fatto la sua esperienza con Roberto d'Angiò e lì realizza la prima sala, la vera sala dei giganti, quella che poi verrà riproposta a Padova. E Petrarca capisce che questa città è una città particolare. Perché? Perché ha a che vedere finalmente con quello che lui stava cercando, dei principi umanisti. Prima Jacopo II, poi Francesco il Vecchio, con cui comunicava. Petrarca scriveva in latino con l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo, e dialogava in latino con i cararesi. Signoria guerriera, ma soprattutto signoria colta e raffinata, che, come dice la grande storiografia, inventa le politiche della cultura. Le politiche della cultura raffinate e colte, la moda, la politica dell'immagine, vengono inventate qui nel XIV secolo, grazie alla presenza di Petrarca e, ripeto, di una signoria che dà voce e declina compiutamente le visioni petrarchesche. Ma questo luogo è davvero importante perché rappresenta il primo centro commerciale del mondo. Al piano inferiore, botteghe con cibi tipici della città, come anche oggi, e al piano di sopra veniva invece amministrata la giustizia. C'erano 17 tribunali, ma non importa che cosa capitasse a chi aveva fatto un reato, tutti venivano giudicati. E chi commetteva un reato doveva poi giustificarsi e spogliarsi di tutto ciò che aveva, sedersi su questa pietra, battere 3 volte le natiche e rimanere in braghe di tela. Ed è da lì che viene il famosissimo detto.